Buonasera ragazzi, ore 18:54. Oggi registriamo tardi, però devo partire da lavoro e aspettare che la macchina si scaldi, se no è più un battere di denti che un parlare. Detto questa introduzione inutile, episodio 153, stagione 2, però c'ho già l'ansia di fare stagione 3 senza nessun motivo, però la sento necessaria. Sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Buon lunedì 25 gennaio 2021. Il primo mese se ne sta già andando, ragazzi. Alla fine di questa settimana di episodi sarà già febbraio, e con febbraio sappiamo che vuol dire solo una cosa: 11 mesi alla fine dell'anno, e un altro anno se ne sta per andare, e noi siamo sempre lì. O meglio, potremmo essere in un'altra parte, però dobbiamo impegnarci per cambiare, per migliorare. Allora, dopo questa seconda introduzione da guru inutile, però ci voleva, ringrazio Fabio per la sua mail, dove dice che gli episodi di dicembre erano una merda, e di metà dicembre in poi erano una merda, però ha ragione. L'ho fatti e l'ho detto anche qualche volta, li ho fatti perché mi ero prefisso di farli, non perché fossi ispirato, perché ovviamente sei l'ambiente che frequenti più spesso. Stando 10 ore in un posto, è ovvio che ti porti fuori tutto quello che c'è là dentro, e se c'è tensione, nervosismo, insoddisfazione, la porti fuori. Ma non siamo dei robot, non è che con un clic uscendo cambia tutto e si diventa felici. Anche questo è un altro modo per vedere il nostro posto di lavoro, se ha senso cambiarlo. Cioè, se a casa arriviamo sempre fastidiosi, c'è un motivo di cambiare, un ottimo motivo per cambiare, perché diciamo, cavoli, cioè mi porto a casa tutto il nervosismo che c'è nell'ambiente lavorativo, anche no, cioè diamo un valore non economico, ma ha un valore ancora più alto, il fatto del benestare sia noi che chi ci sta vicino. Quindi una riflessione che butto là così, però sono contento perché aggiungeva che gli ultimi episodi avevano ripreso quota, essendo molto interessanti, e devo ringraziarlo, e ne sono molto contento, tra l'altro, perché anch'io sento che c'è una ricrescita di qualità, più che altro di qualità di stimoli e di intenzione di fare, di entusiasmo. Quindi molto molto bene. Però faccio un'altra riflessione riguardo al lavoro di dicembre, così faccio contento Fabio, che tra l'altro c'è una cosa brutta, un ambiente brutto ti ruba energia eccetera eccetera, però allo stesso tempo, per quanto lo vivevo io, era anche un arrivare a fine giornata soddisfatti e completi, ovvero cioè quello che facevo era lavorare tantissime ore, però alla fine della giornata dici, cavoli, ho fatto tantissime robe e basta, se domani riparto da zero, quello che ho fatto oggi vale per oggi e me lo porto a casa come risultato. Questa è una cosa che può far decadere la volontà di trovare altri modi per essere soddisfatto, che possono essere, nel mio caso, cercare, cioè diventare indipendente per guadagnare più soldi, essere più soddisfatto, oppure fare shopping, oppure andare a trovarsi con gli amici eccetera eccetera. Comunque anche questa è una riflessione, perché non tutto va nella zona negativa del lavoro dipendente. Ovviamente c'è sempre la medaglia a due facce, quindi io dico una cosa per correttezza, ne dico anche un'altra, perché alla fine non è tutto male quello che è, quindi c'è sempre anche del bene, se no non sarebbe veramente da stare in quell'ambiente. Detto questo, oggi vorrei continuare a parlare di una cosa che mi sta veramente forgiando, mi sta facendo venire una colina in bocca incredibile, che è la possibilità di aumentare il proprio livello, di migliorare come persone senza fare nessun tipo di corso, senza fare nessun tipo di esperienza costosa, senza dover uscire dalla propria casa. Perché quello che sto studiando, quello che sto leggendo, che sto guardando di video su YouTube in questo periodo, è veramente assurdo. Allora, forse prima vi siete beccati in una tossita perché non ho messo in pausa in tempo, vi chiedo scusa. Allora, dicevo, leggendo il club delle 5 del mattino, spero di non avervelo già detto, in caso lo ripeto perché è molto interessante,
vabbè, c'è una, tutta una narrazione sul cervello che è diviso in più parti, adesso non mi ricordo i termini tecnici, in sostanza è diviso in due parti, c'è la parte antica che ti preserva dai problemi, ok? Quindi che guarda tutte le situazioni e cerca di trovare le cose negative. E mentre c'è la parte moderna, possiamo dire, adesso sto usando dei termini, prendeteli con le pinze, c'è la parte moderna che ti fa vedere tutte le tue occasioni e ti cerca di portarti verso lo sviluppo. Ecco, queste due parti sono ovviamente sempre in conflitto, perché quando tu cerchi di abbandonare un porto sicuro verso l'ignoto, il cervello antico dice no, guarda che un sacco di casini, problemi, puoi correre un sacco di rischi, non farlo, e tu lo ascolti, ti caghi in mano e non lo fai, cosa che sto facendo anch'io tuttora ovviamente. E quindi c'è questo conflitto sempre in corso, e le persone per evitare di sentire queste cose quando non hanno altro da fare che sentire i loro cervelli in conflitto, cercano delle distrazioni, quindi sono attratte dalle distrazioni che nella nostra epoca sono centralizzate, diciamo, sul cellulare o sullo smartwatch, diciamo, quindi ti chignano, termine tecnico, sul cellulare eccetera eccetera, per svagarsi, per non pensare ad altro in tutti i momenti di noia che hanno. Vi ho già detto, penso, che usarlo quando si è in coda alla cassa, usarlo quando non si sa cosa fare, usarlo in bagno eccetera eccetera, è sbagliato, perché diminuisce in generale lo span di attenzione che ha qualsiasi persona, perché quello è il momento in cui si creano nuove strutture o congiunzioni neurali, termine ignorante detto così, però appunto è il momento dove la noia è il momento top per la creazione, no? E da quella riflessione là ho passato un weekend a pensare e a cercare di usare il cellulare il meno possibile, tra l'altro, perché effettivamente, se ci pensate, cavoli ragazzi, noi pensiamo a devo investire 1000 euro, voglio farli diventare 1100, però poi c'è la tassazione, però se il titolo cala, e invece, cioè, il capitale ce l'abbiamo dentro, in testa, e lo stiamo sputanando perché non sappiamo come funziona, che siamo passivi nel capire, nel sapere che va così, tiro la pensione, morta lì, sto bene, mi faccio gli aperitivi eccetera eccetera. Ma sarà perché questo lockdown, che non si può fare altro, sarà per una serie di situazioni mie personali, sono veramente giunto alla conclusione che è uno spreco assurdo star là col cellulare, oltre a perdere tempo, che quello, vabbè, già mi starebbe sui coglioni, è comunque una perdita enorme, ma anche regredire a livello di idee, di pensieri che si fanno, è assurdo, cioè è un doppio spreco, veramente è una capitolazione di quello che abbiamo dentro, che potrebbe farci arrivare ovunque, invece lo sputaniamo, siamo fatti così, quindi ci sta, e non sto giudicando nessuno ovviamente, perché anch'io sono il primo a dire che uso il cellulare, però è un peccato, e da questo punto di vista la mia idea è quella di cercare di usarlo sempre meno, e usarlo con consapevolezza è una stronzata che si racconta, cioè devi darti un tempo limite e basta, cioè dicevo lo uso mezz'ora al giorno e basta, non è che lo uso due ore, è però ho registrato il podcast, beh, hai sempre il cellulare in mano, quindi è una scusa, perché se poi arriva la notifica cosa fai, non la guardi, è sempre una tentazione, bisogna staccarsi dall'oggetto, quindi un augurio che mi do e che vi do anche, se siete interessati in realtà, che mi do a me, e poi se volete entrare anche voi in questo augurio fatelo, è di veramente smettere di usarlo, smettere di usare le cose che uccidono la nostra creatività, perché appunto io posso fare anche corsi sul marketing, su come vendere le cose, come vendere un oggetto pagato uno, lo vendi a tre, perché poi fai il funnel, fai la newsletter di sti cazzi, ma se tu con una cura, possiamo chiamarla, riesci a evolvere te stesso in una maniera che neanche da Magic Arpagheridos, e qua parla per pochi, cioè è un peccato sprecarla, cioè siamo alla ricerca di crescere, di cambiare marcia, di svilupparci in maniera incredibile, questa è la via, secondo me, quindi cercherò di farlo e vedremo come saranno i risultati che ne emergeranno. Tra l'altro, parlando in termini un po' più ampi, sto cercando anche di smettere di bere il caffè, perché per una scelta, non so se filosofica o cosa, ma mi dà fastidio che qualcosa influisca col mio stato, no? Tipo sabato mi sono svegliato, non ho bevuto caffè tutto il giorno, sono arrivato sabato sera a modalità ameba,
domenica già meglio, oggi già meglio, diciamo, dicono che ci voglia una settimana per disintossicarsi da quello e poi si è molto più focalizzati. Ecco, la cosa che, a cui voglio puntare è essere focalizzati, cioè io voglio un'ora focalizzata al 100%, poi posso anche vagare con la mente eccetera un altro 2-3 ore, però ho bisogno di essere assolutamente focalizzato su quello che andrò a fare. Quindi l'investimento più grande adesso, non ci sono più cazzi, adesso che c'è la data di licenziamento non è più tutto fumo, bensì è tutto chiaro. Devo iniziare a capire come fare, non lo so, però questa cosa può farmelo capire assolutamente. Quindi se pensate che questo episodio sia un accrocchio di stereotipi, di cagate, fatemelo sapere nella mail. Se è una cosa che vi può interessare, fatemelo sapere ugualmente per mail. Se è una cosa a cui non avevate mai pensato ma che valutate di pensare, mandatemi una mail che vi giro 2-3 video che ho visto, TED Talk, quindi sono cose molto interessanti, fatte bene, strutturate, che vi possono interessare a riguardo. Ovviamente cosa succede? Quando ne guardi uno, poi YouTube ti propone tutto quel tipo di video, quindi anche il fatto che io ne parli oggi è perché oggi in pausa pranzo ho guardato un paio di video, YouTube mi suggeriva solo video di quel tipo, quindi anche in questo caso attenzione a non farci sommergere dalle troppe fonti monocorali, ecco. Cioè probabilmente c'è un sacco di cose che ti fanno diventare più produttivo, più focalizzato, però questa è sicuramente una di quelle che vale di più ascoltare, ecco. Vale di più ascoltare, ovviamente sempre a mio modo di vedere e sempre sì, con quello che ritengo io sia sensato, però guardando un po' in giro il mondo come funziona, diciamo che non vado troppo lontano dalla realtà dicendo quello che sto dicendo, quindi questo vorrei più che dirvelo, vorrei richiedervi una consulenza, una riflessione di gruppo, quindi fatemi sapere cosa ne pensate volentieri, perché magari l'avete ascoltato tutto il tempo solo per sentire le stronzate che stavo dicendo, allora me lo dite e ne parliamo, da là iniziamo a discutere, se no continuo a sparare magari stronzate che interessano solo me e nessun altro, quindi andiamo avanti, ma io vado avanti e voi andate in un'altra parte che non è carino, o meglio, carino, vabbè. Comunque detto questo ragazzi, continuo con la mia opera pia di autoincitamento dicendo votate questo podcast, magari ecco prima non ritenete questa puntata come indice di come siano fatte le puntate solitamente, però ecco votate questo podcast, dai, siamo a 12 voti, obiettivo arrivare a 15, non mi ricordo entro quando, però prima ci arriviamo meglio è. E se andate sul blog c'è la sezione contribuisci senza contribuire, dove potete, sì vabbè, non vi dico neanche cosa potete fare perché potete farlo, sembra strano ma potete farlo. Ragazzi, buona serata, ci sentiamo domani sera, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Bye bye.